Ciao ragazzi, come state? Spero bene, è tantissimo che non faccio una recensione. E oggi che è San Valentino, ovviamente scusatemi, non so quando uscirà questo video. Oggi sono stata svegliata dal Corriere, sì, effettivamente mi ha proprio svegliato lui. Io mi ero svegliata, diciamo, prima, soltanto che poi credo di aver ripreso sonno e quando ha suonato il Corriere ho detto oh merda. Potrebbe essere che io mi sia riaddormentata e quindi niente, mi sono riaddormentata, ma lui intanto mi ha portato questa bellissima nuova Monster High che fa parte della linea questa nuova bambola della linea Shriek Wreck, spero di averla detto giusto perché è un nome abbastanza impronunciabile che dopo vedremo sul retro della scatola. E come vedete lei è il nuovo personaggio, ovvero Dana Treasura Jones, la figlia di Davy Jones. Questa è Dana e questa è la scatola, che come vedete è un po' diversa dalle scatole precedenti delle Monster High, anche perché lei fa parte della nuova generazione Monster High, quella del reboot per intenderci. Come vedete sempre qua davanti c'è la scritta Monster High insieme all'artwork, in questo caso di Dana, insieme a una bandiera dei pirati. Come notiamo qui davanti dalla grafica, ci dicono che Dana ha due abiti che possiamo cambiare, ma sul retro scopriamo come. E adesso vediamo. E come vedete abbiamo un artwork molto grande di Dana, in questo caso con l'altro abito che indossa, e qua ci spiegano piano piano come fare per cambiare l'abito e comunque altri dettagli di questa bambola. Qua in alto, diciamo, prendendo un lembo del vestito possiamo girarlo e al contempo allacciarlo sul retro per poi cambiarle l'abito. Mentre qua sotto ci dicono che in testa ha un cerchietto con un forziere che contiene denaro, sì, ovviamente è finto, si intende, e lo stesso funziona con le scarpe, ma lo vediamo bene dopo quando aprirò Dana. Poi qua in alto ci scrivono chi è Dana, ovvero la figlia di Davy Jones. Poi qua continua dicendo in questa specie di pergamena la linea che è la Shriek Wrecked, scusate se non lo leggo bene ma è abbastanza impronunciabile. Ritorno alla nostra bandierina dei pirati e qua sotto, grande ritorno, ci sono le bambole che fanno parte della linea. Ok, allora adesso che vi ho mostrato velocemente Dana, io adesso la apro e ci rivediamo tra pochissimo. Ecco qui Dana fuori dal box. Voglio subito avvertirvi che il piedistallo non è incluso nella scatola e non ci sono neanche spazzole o accessori extra. L'unica cosa che viene insieme a Dana è questo simpatico libretto di istruzioni e che, come vedete, è in tutte le lingue meno che l'italiano, anche perché avendola presa da Amazon.it, ma poi essendomi stata spedita da Amazon quello inglese, appunto la scatola è ovviamente quella inglese, anche perché in Italia devono ancora uscire queste bambole, almeno credo. Spero, non vorrei dire una cavolata. Comunque, aprendo il libretto ci mostrano esattamente come far funzionare il meccanismo del cambio di abito. Ok, quindi questo era il libretto di istruzioni, qua dietro è bianco. Come vedete lei, io la trovo molto carina, non è una delle mie preferite in generale perché insomma è un po' strana. Perché proprio anche guardandola in faccia, e adesso vi zoomerò, è veramente strana, ha degli occhi un po' strani, non c'è una parola che li descriva, perché sono proprio strani. Comunque, guardandola qua in faccia, allora come vedete ha degli occhi azzurri con le stelline, ha una stellina normale e una che sembra un asterisco, ha delle ciglia nere infinite, cioè nel senso che sono lunghe e ce ne sono tantissime a confronto delle altre Monster High che sì e no hanno 4-5 ciglia. E poi ha un ombretto bianco sulla palpebra mobile, mentre su quella fissa ce l'ha azzurrino, ma si vede molto poco perché il colore della faccia e comunque del corpo, essendo dorato, nasconde un po' questi colori che insomma non stanno proprio benissimo sullo stampo della bambola. Come vedete poi ha delle lentiggini che non sono proprio lentiggini, ma sono delle piccole stelline marroncine. E le sue sopracciglia sono veramente folte. Poi come rossetto ha questo rosso proprio sgargiante e sinceramente avrei messo un altro colore, un po' più sempre sul rosso ma un pochino più scuro perché così sembra un evidenziatore. Ok, poi visto che siamo qui vediamo anche un attimo qua di lato, dovrebbe avere anche delle stelline qui come nell'artwork, soltanto che hanno provato a farle cercando di
non dico forare, ma di stamparle in basso rilievo, ma ci sono riusciti veramente molto poco. Infatti sembra che qualcuno l'abbia mangiucchiata qui, purtroppo. I suoi orecchini sono veramente molto carini, come vedete hanno un pendaglio enorme, sono fatti tutti di pietre azzurre e poi qua all'interno c'è un piccolo pappagallino verde. Sono molto carini e li apprezzo veramente molto perché fanno pirata. Anche perché, come sapete, il classico pirata nell'immaginario comune ha sempre il suo fedele pappagallo sulla spalla. Lei se l'è messo sulle orecchie. E brava Deina, sei stata originale. Ok, poi guardando i capelli come lì alla bambola, diciamo che fanno abbastanza pietà, perché usciti dalla scatola così sono un po' strani, un po' gonfi, un po' arricciolati, un po' no... E quindi mi fa un po' dispiacere il fatto che siano così, ma come sempre io ho sfiga con i capelli delle bambole, lo sappiamo tutti, quindi dovrò per forza riacconciarli. Inoltre hanno anche un problema di acconciatura, proprio nel senso che questa è l'acconciatura che hanno fatto alla bambola, mentre sull'artwork qui è praticamente diversa, sembra quella di Belle, della Bella e la Bestia, ma appunto sulla bambola non è stata riprodotta uguale, quindi rifarò anche l'acconciatura, anche perché così sembra avere una faccia gigantesca, perché non so se notate le dimensioni della faccia rispetto al corpo, cioè ci stanno quattro teste, quindi devo rifare l'acconciatura. Però i capelli, come vedete, sono biondi. Sono un biondo più chiaro rispetto a quello di Laguna, perché quello di Laguna è un po' più scuro. Inoltre gli hanno messo tutti questi tinsel che io odio, perché sono dei tinsel orribili. Questi erano i capelli di Deina e adesso andiamo avanti. Poi in alto, come vedete, ha un cerchietto marrone con un forziere che è metà della sua faccia. Ha una piumetta azzurra che spero si veda, sì, ok, c'è nell'inquadratura. E poi è possibile aprirlo, se magari si apri, ecco. E quando lo aprite svela queste monete, come vi dicevo prima quando vi descrivevo la scatola. Ok, questo è il suo cerchietto, che sinceramente credo sia abbastanza pesante per lei, perché vi sfido a portarvi un forziere che è metà della vostra faccia e che contiene pure soldi. Come vedete Deina, il corpetto è tutto decorato con delle pietruzze, inoltre come si vede qua è stato stampato in modo che sembri della stoffa, ma... non una stoffa qualunque, ma tipo le casacche di pelle che vestono i pirati, ecco, per intenderci. Infatti qua sotto, spero si noti in qualche maniera, c'è una specie di piccolo corsetto che dovrebbe chiudere questa sottospecie di casacca. Questa è la gonna in cui si apre il bustino ed è a due strati. C'ha uno strato di questo materiale che è molto liscio e svolazzante, che non saprei dirvi che tipo di materiale è, ma è anche un po' trasparentino, molto molto carino. E poi da questa specie di tulle tutto decorato con questi motivi dorati, ha il teschio Monster Eye, ha delle pietruzze a cuore, ha dei diamantini, delle stelline, delle pietre di tutte le dimensioni e forme possibili e immaginabili, insomma ne ha per tutti i gusti. La trovo veramente molto carina come gonna e mi piace veramente tantissimo, anche perché è a super tema pirati, visto che i pirati sono dei cacciatori di tesori, e quindi lei doveva per forza avere un look scintillante. Volevo mostrarvi le manine di Deina, che spero si noti, hanno dei guantini, inoltre sono veramente enormi, non so voi, ma non vi sembrano gigantesche? Adesso provo a prendere un'altra Monster Eye e ve la metto vicina con la mano e veramente guardate che differenza, cioè Deina ha una mano spropositata, mentre la piccola Frankie ce l'ha una mano normale, ma non so perché abbiano deciso di farle una mano così grande. Comunque, questa è la manina di Deina e come vedete è guantata, è un guanto nero con un cuoricino sopra ed è un super riciclo. Inoltre Deina ha un'altra bellissima caratteristica, ovvero ha inciso sugli avambracci e anche sulle gambe, come poi vedremo, delle costellazioni, e le trovo favolose. Come vedete sulle braccia Deina ha delle costellazioni che spero si notino, e credo sia la sua caratteristica più bella e che la rende davvero speciale.
appunto mi piacciono tantissimo. Sarà perché mio papà è ossessionato dall'astronomia, eccetera, e mi ha sempre fatto vedere le stelle da quando ero piccola. Infatti, molto spesso d'estate mi portava fuori da casa nostra e ci mettevamo a guardare in su le stelle e mi insegnava quali erano le costellazioni più semplici. E insomma, la trovo veramente molto bella. E poi sono state messe queste costellazioni anche perché, come sappiamo, i pirati o comunque chi navigava nei mari seguiva le stelle per orientarsi. E mi ha fatto molto piacere il fatto che le abbiano messe anche a Deina, perché credo che siano proprio adatte a lei. Inoltre, con questa sua pelle dorata stanno benissimo. Allora, anche qua sulle gambe, come vi stavo dicendo, ha delle costellazioni, come vedete qui e anche qui. Qua si vedono molto meglio, credo. Poi queste sono le sue scarpe, come vedete sono di questo azzurro sparaflash, e non so se lo avevate notato già dalla scatola, ma è possibile toglierle il tacco. Comunque vediamole un attimo prima. Sono degli stivaletti che hanno diciamo l'orlo piegato verso l'esterno con quattro bottoncini, e in più è stata messa anche una bussola. Inoltre, come vedete, il tacco non ha il tipico tacco delle scarpe col tacco, ok, quante volte ho detto tacco in questa frase, e come vedete ha una X rossa che, come sapete, nelle mappe del tesoro rappresenta dove è stato sepolto il tesoro. Quindi noi, cercando di far poca, non troppa pressione, possiamo togliere il tacco e compariranno dei soldi sotto magicamente. Non mi ero accorta di questa cosa, ma adesso che l'ho notata ve la voglio dire, ed è praticamente che gli stivaletti di Deina hanno tante piccole striature, sembra quasi una specie di mappamondo, perché hanno i meridiani paralleli, e quindi è molto carino perché, avendo la bussola, la X per trovare il tesoro, sembra una piccola mappa del tesoro formato scarpa. Veramente molto carina questa pensata, mi è piaciuta tantissimo. Comunque, adesso che abbiamo visto nel dettaglio Deina, vorrei mostrarvi anche l'altro abito di Deina. Ecco qua Deina con il vestito cambiato, e come vedete il modello del vestito è rimasto lo stesso, soltanto che cambiano i colori, le stampe e diciamo un pochino il corpetto. Come vedete, allora, il corpetto ha un nastrino dorato sopra e sotto per dividerlo dalla gonna, poi è di color bianco con le strisce azzurre in obliquo, e poi ha questa balza di tulle nero con brillantini dorati. Poi, come si può vedere, la gonna è azzurra mare, molto molto bella. Non è un azzurro a tinta unita perché ha una stampa sotto che fa sì che sembri un po' rovinato, come se fosse una mappa. In più ha qualche ondina in azzurro molto molto chiaro, che fa capire che in sostanza stiamo parlando del mare. Poi possiamo notare anche, da tutte queste X rosse che sono piazzate così a caso sul vestito, che si tratta anche di una specie di mappa del tesoro formato gonna. Inoltre abbiamo piccoli velieri che sbucano fuori un po' ovunque, dei piccoli kraken con una benda nera e un cappellino da marinaio molto molto carini, e poi abbiamo tante isole a forma di teschio Monster High con un timone, delle palmette e altri disegnini che non riesco a capire, tipo anche le montagne, ma vabbè. Molto 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 belli. Adesso vi do le mie impressioni su Deina. Ok, allora, Deina è una Monster High veramente carinissima. Io, come sapete, ero molto contraria al reboot Monster High, ma per quanto riguarda le bambole dei personaggi nuovi non mi dispiacciono, almeno per il momento Deina non mi ha delusa totalmente. Credo che sì, sia cambiato un po' la modalità di stampa degli occhi per quanto riguarda i colori, che sono molto più tenui e sembrano veramente molto più Barbie che Monster High, anche perché, facendo anche un rapido confronto con questa Clio, guardate che differenza tra il trucco di Clio, che è molto molto pesante, e il trucco di Deina, che è veramente leggero, si vede questo cambiamento. Comunque, io trovo che Deina sia una bambola veramente molto carina e anche molto versatile per quanto riguarda il gioco, perché sicuramente bambine e bambini si divertiranno tantissimo a cambiare il vestito della loro Deina, e credo sia una bambola veramente ben fatta. Nonostante abbia questi problemi ai capelli, che
ho riscontrato prima, ma comunque sono sistemabili e in qualche maniera si può riuscire a riacconciarli, cosa che farò appena finisco di fare la recensione. Mi piacciono tantissimo i dettagli che hanno messo al corpo delle stelline, ma non mi è piaciuto il fatto che abbiano tentato di metterli anche sulla faccia, cosa che non è riuscita per niente, anche perché sembra che qualcuno l'abbia masticata, come quando da bambini masticavamo le manine delle Barbie. Comunque, per quanto riguarda il resto, sono soddisfatta. Il vestito mi piace e l'unica cosa che non mi è proprio andata a genio nel vestito è il fatto che l'altro outfit abbia il corpetto di plastica già, diciamo, preincorporato nel corpo di Dana. Infatti non è possibile rimuovere il corpetto nero, ma rimane lì come se avesse tipo un reggiseno per sempre attaccato a se stessa. Dana mi è piaciuta tantissimo, è una bambola che ancora non è uscita in Italia e sono felice di averla acquistata a questo prezzo stracciato. Credo sia ancora abbastanza bassa di prezzo su Amazon.it, quindi in caso vi lascio un link qua sotto in descrizione dove poterla acquistare. Ecco, una cosa che ho dimenticato di dire che non mi è tanto andata giù è il fatto che mancasse il piedistallo e che mancasse un diario. Comunque ragazzi, io spero che la recensione vi sia piaciuta, lo so, ci ho messo un casino di tempo per portarmene un'altra e mi dispiace. E cos'altro volevo dirvi? Io vi mando un bacione. Ditemi cosa ne pensate di Dana, voglio saperlo qua sotto perché è una nuova Monster High delle tipo 2.0, quindi voglio sapere una vostra opinione. A me è piaciuta, però come vi ho detto, essendo una basic, comunque un nuovo personaggio, è molto più semplice affrontare questo cambiamento con i nuovi personaggi piuttosto che vedere quelli vecchi stravolti. Quindi voglio sapere da voi cosa ne pensate. Inoltre ragazzi, come sempre vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i link ai miei canali social e come sempre vi rimando un bacione visto che ve l'ho già detto, quindi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!